Break al canale, la potenza del rock allo stato puro. Eccoci amici, live su Radio Montecò Web, le magiche frequenze di una radio nata per caso, di una radio veramente fatta per tutti i gusti, ma specialmente per voi che siete all'ascolto oggi o stasera. Io sono Gabriele, per voi ancora Break al canale, ogni mercoledì che vi terrà compagnia. Questa sera avremo una gustosa novità, una chiamata che verrà fatta ai nostri amici di sempre, dove abbiamo fatto la nostra, non so se vi ricordate, la telenovela di Ermelindas. Saluteremo un po' tutti perché ormai ci siamo, oggi siamo il 22 di dicembre, tre giorni al Santo Natale. Speriamo veramente che tutti diventiamo un po' più buoni, specialmente il nostro Presidente della Repubblica, che questa sera, anzi quest'oggi, ha fatto una bella affermazione, però non facciamo pubblicità, perché poi, come sapete, il nostro amato Presidente a gennaio, ha detto un po' prima di gennaio, che non sarà più il nostro presidente, dunque vedremo un po' chi ci sarà al suo seguito. Noi iniziamo il programma in versione natalizia, abbiamo già messo i cappelli da Babbo Natale, andiamo avanti con la prima canzone, No School Today. We'll be right back.
Eccoci qua, prima canzone di Break al Canale, 22 dicembre 2021, alla voce Gabriele che vi terrà compagnia anche questo mercoledì. Siamo vicini al Natale, speriamo che siete tutti più buoni, come di solito e di consueto si dice prima di queste vacanze. Abbiamo sentito No School Today. E adesso andiamo veramente nel vivo di questo programma, andiamoci a ascoltare veramente qualche canzone natalizia, ma sempre rock con me. Andiamo, What a Night to Remember! Ragazzi, è finita Napoli-Spezia. Chissà come hanno reagito i tifosi napoletani, perché quando una partita di solito è scontata, come questa sera, che alcuni addirittura allo SNAI hanno puntato 5-0, 6-0, invece sapete com'è finita? 0-1 per lo Spezia. Allora, purtroppo il Napoli questa sera, invece di guadagnare qualche punticino, ha lasciato tutto proprio al campo Diego Armando Maradona. Infatti è stato sconfitto per 1-0 dallo Spezia con gol di Juan Jesus. Beh, a volte anche i grandi cadono, ma noi cerchiamo sempre di stare in piedi perché è normale stare in piedi e combattere. Call We Fall in Love, altra canzone celestiale. Qui a Radio Montecò Web, Radio Montecò Web. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around. Voglio sulle mani adesso, eh! This holiday. Yes, it's a time of happiness.
past a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us. Ragazzi, questa sera abbiamo Venanzio al di là dello specchio, che sta vestito da Babbo Natale e sta ballando con questa canzone, Could We Fall in Love, dei Celestial Castle. Fa un certo effetto vederlo ballare. I might be crazy, but I think you feel it too. Like a vibration right between us with a beautiful tune. Could we fall in love in this winter wonderland? Cold night, but I'm warm inside. Already said a little prayer that you will stick around. Is this year I'm really hoping for? A kiss under the mistletoe. As hours pass by, all the stars shine much brighter. Or is it just your eyes that have lit something in me? See you coming closer from across the room. My heart is pounding really fast. I don't know what to do. Could we fall in love in this winter wonderland? Ricordo che siamo raggiungibili su Spreaker, dunque ragazzi, se volete mandate anche qualche messaggio per dire come è fatto il vostro albero di Natale. Vi ricordavate mercoledì io avevo detto che ancora non avevo fatto l'albero di Natale, invece vi posso dire con precisione che proprio questa sera che vi sto parlando ce l'ho proprio qui sotto agli occhi. Allora, vi descrivo come è fatto il mio albero di Natale, perché ognuno c'ha, quando inizia a fare l'albero, inizia a pensare che tipo di colore lo faccio, quale stella o palla va messa sull'albero. Bene, allora io descrivo attualmente il mio albero di Natale. Dalla cima c'è un bel cappello di Babbo Natale con tutte stelline che una volta che sono accese sono tutte rosse. L'albero questo Natale l'ho fatto tutto bianco, nel senso che ho sotto il pino dell'albero è fatto proprio bianco. Poi abbiamo delle ghirlande all'inizio dell'albero argentate e il rosso, come di consueto si vuole in ogni santo Natale, addobbato. Dunque è un misto tra un bianco, un grigio e un rosso. Dunque potete dire anche la vostra qui su Spreaker di che colore è il vostro albero di Natale. Altra canzone, Houston, Friends Time of Year. Questa è Radio Monteco Web. Radio Monteco Web. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time. Si sente qui a Radio Monteco la grande festa. Come on over, prima del Natale, canzoni natalizie. So let us have
a swinging Christmas, just like one, two. E il rock non deve mai mancare. We know the time is short. Bella canzone anche questa. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera. Buonasera Michela, buonasera. Siete tutti in diretta a Radio Montego Web. Buonasera a tutti, buone feste prima di tutto. C'è qualcun altro sotto? Ma come va? Buonasera maestro, buonasera. Andiamo bene, maestro. Voi tutto bene? Sì, andiamo con piacere, come sempre. Sono contento di questo, maestro. Perfetto. Manca solamente uno, Luca, per lui a Milano. Eh sì, il lavoro che devi fare, il lavoro è sempre quello. Ascolta, io non so se mi avete prima sentito, facevo la descrizione per come poteva essere di colore, no? L'albero di Natale. Mi potete raccontare un po' il vostro albero di Natale com'è? Ok, va bene. Com'è il tuo albero di Natale, Simone? Ah, è mio? È psicadelico. Che è tipo Cocorico? Sì. È sempre un fuoco di luce, sì. Ma allora iniziamo praticamente a dire, cioè nel senso che colore è fatto questo albero di Natale quest'anno? Allora, diciamo che andiamo a livello di palline di tutti i colori. Ok. Sono le varie cose di segni appesi che ha fatto la bambina e poi infine queste luci psicadeliche che circondano interamente l'albero. Colori dei capelli, che tipo di colore hai fatti? Verdi, gialli, bianchi? Capelli, quelle che semi le ghirlande, come le chiami? Allora, Simone, quelli si chiamano, allora, per dir preciso, si chiamano capelli d'angelo. I capelli d'angelo, angelo.
Dai, signor maestro, te devo imparare tutto, no? Dai. La nostra Micaela invece come l'ha fatto l'albero? Oh, perfetto. Anche le rose, cioè ci hai messo anche le rose sull'albero? Dunque, allora, delle rose all'albero non ci avevo mai pensato, ma per quando lo cambi l'albero, cioè per quando praticamente si dice lo rimetti a posto, no? Le rose si sono sfiorite. Ah, ecco, capito. E beh, è proprio cucina che si è fatto. Io ti dico, è stata una corsa ai tempi per fare quest'albero, perché come dicevo già prima, mercoledì ancora non era pronto niente qui a casa mia. Dunque, quest'anno purtroppo è andato un po' troppo alla lunga l'albero. Tu Simone, quando l'hai fatto? Qual è? Lo so, Simone, infatti infatti, allora, sai che adesso, no, anche quando uno se lavora, viene là e dici, tu che fai a Natale? Io sai che faccio a Natale, chiudo tutto, chiudo il cancello qui a casa, butto giù le terrazze, butto giù tutto, mi metto sul letto, chi si è visti, si è visti. Questo è il Natale per... Una pace dei santi, il Natale perfetto, capito? Senza stress, non ti rompe le scatole nessuno, stacco tutto, capisci? Un attimo bisogna che, come si dice qui dalle nostre parti, bisogna mettere a folle il cervello. bisogna farlo. Eh sì. E è così. Tu dal domani lavori, Simone? Ma cioè che stavi su, ma per lavoro o per vedere la città? Ah, ho capito. Ho capito. Infatti non ci siamo visti più, perché io di solito prendo il caffè presto, tu invece ti svegli un po' più tardi di me, vero? Ah, ecco, capito. E vabbè, ognuno ha i ritmi suoi, no? C'ha le sue pause, è proprio cucino. E poi vado a lavorare. E io prendo il caffè e poi io vado a lavorare. E no, non è vero. Che vuoi vedere i timbrati della cartella che faccio? Poi io lavoro lontano, capito? Io calcolo comunque sia durante la settimana quei 600 km li faccio sempre, capito? Ecco perché ormai in vecchiaia me devo riavvicinare. Sì, 18 minuti e vado, c'erano 50. Poi puoi capire, guarda, ha riaperto la superstrada proprio oggi. Mi sembrava di stare, tipo sulle strade quelle in America, perché è da 2 mesi che tiene la superstrada praticamente proprio rovinata, con due corsie che bisognava andare da una parte e da un'altra. Fa zigzag, capito? Per andare su verso Torrentino. E oggi proprio quando andavo a lavorare, dico, porca miseria, che succede qua? Non ci sta da rientrare niente. Hanno finalmente chiuso
il tratto della linea, quella che faceva zigzag, no? Adesso hanno sia da una parte che da un'altra se può andare tranquillamente. Dunque adesso certo si fa un po' prima, capito? Perché se no prima era un casino. Ma che stai scherzando? Poi stavo a parlare quell'altro giorno, no? Siccome io ho finito gli anni a dicembre, proprio il giorno del compleanno, sai, di solito uno quando finisce gli anni fa un bel pranzo, no? Tu pensi, io mi sono mangiato un panino in superstrada perché praticamente stavo bloccato in superstrada. Il giorno del mio compleanno per andare a lavorare sono rimasto bloccato in superstrada col panino. Bellissimo compleanno. Il fatto è che qua io credo che alla fine moro prima di pia la pensione, capito? Dunque è tutta una risata per i nostri cari politici. Tu, Micaela, dove andrai a Natale? Sempre in famiglia. Sempre in famiglia, hai già preparato, sai quello che devi fare, ti sei attrezzata? Ah, Allora, piuttosto come nel stai? Ecco, frattempo, piuttosto come stai? Adesso bene, bene, adesso bene, adesso bene. Sto recuperando sono piano piano, contento. Piano piano il tempo cancella tutte le ferite. sì. Ho fatto una vacanza forzata, però vabbè. Come Che Simone? Gabriele? Sì? Ma lei sta bene, l'ho vista sabato, l'ho vista, sta bene. Sì, ma no, Sì. indubbiamente dopo un Ma non sta bene, intervento. ti mangiava la pizza tranquillamente, quindi va Beh, bene. dunque, se mangiava la Mangiavo bene pizza, la forchetta, il cortello, il bicchiere, reggevo tutto bene, vero? reggevi tutto bene. Dunque, Tutto. Quando si sta in compagnia si dimentica di tutto. benissimo. Dunque, funziona tutto bene. Tu invece, Simone, questo Natale dove andrai? Allora, noi lo facciamo a casa, poi andiamo il giorno della vigilia a San Severino, poi a casa nostra abbiamo molte cose. No, ho capito, dunque stai tranquillamente anche Sì, tu in famiglia. certo, in famiglia. Lei in famiglia, si fa. Perché sai, prima di Natale scorso è stato abbastanza avaro con noi, nel senso che poca convivialità con i genitori, quindi quest'anno che si può fare un po' meglio, Certo. ora approfittiamo e siamo a casa. Certo, sempre in punta di piedi perché praticamente Ma la situazione non è proprio da rallegrarsi, però diciamo che certo. No, però diciamo che un pelo meglio di un sì, anno fa lo era, su. Poco poco, poco meglio dell'anno scorso, poco poco, meglio, sì. però Speriamo sempre bene, abbastanza. speriamo ogni anno che sia sempre bene. Io sono fiducioso, anche se a volte se senti in giro parlare la gente. Ci si dà poca fiducia, però dai, cerchiamo di essere Dobbiamo essere un po' tutti sereni, positivi, che se no dopo. un po' positivi, sì, anche perché comunque Per sia. forza. Eh Sì, sì, sempre con il sorriso. come vuoi fare? Qui la situazione, tanto come si dice, no? Bisogna combattere sempre. Adesso speriamo proprio il giorno di Natale che non succeda qualche manifestazione come si è letto praticamente su qualche giornale, ma speriamo che passa tutto tranquillamente perché un po' di Speriamo. serenità sì, ce lo vuole proprio. Certo, ci vuole serenità. Allora, ti dicevo, Simone, Soprattutto. tu hai preso il caffè ancora questa sera? No, ancora no. Perché non sentivo la macchina che sfrizionava questa La macchinetta sera. funziona. Funziona ancora, Simone? Oh, allora questo è parlare. Noi ci siamo preparati, capito? Per 12 kg di caffè. Anch'io, io allora io è da rifornimento, Rifornimento. sì, io l'ho fatto 20 giorni fa più o meno. Ho comprato 180 capsule di caffè. Bene. Eh sì, perché il caffè, capisci,
È un alimento fondamentale, è un alimento fondamentale. Io ragazzi, se voi mi date il permesso, mando una canzone intanto, va bene? Allora, loro sono i Dissidents con Wolf White Fangs. Ok, siamo ritornati di nuovo in diretta. Si stava parlando più che altro per le festività e i giorni lavorativi durante le festività. Dunque, stavo dicendo al nostro maestro Simone, a Michela, che c'è sempre, no? Qualcuno che all'ultimo momento, la vigilia di Natale, deve fare l'ultimo regalo per forza. Dunque, deve. Fino all'ultimo stare lì a pensare che gli faccio, giusto, Simone? Certo, all'ultimo momento viene da te e prende una lavatrice. Ma senti, tu l'hai fatto, cioè hai comprato tutti i regali a posto, sì? Guarda, per queste cose ci pensa mia moglie, Antonella, quindi Dunque tu te ne lavi proprio le mani, stai tranquillo, eh? Ma sta lì con te, Antonella? Ah. Poi fagli gli auguri anche da parte mia, capito? Certo.
se ce la fai sentire 2 minuti quando c'è lo stacco della pubblicità, ci farebbe piacere. Se, oh, Simo, se non te mena prima. Tu, Michele, invece hai acquistato tutti i regali? Ci siamo? Niente No, ripensamenti, no, nell'ultima ora. Tutto a posto. Beh, noi ne sappiamo qualcosa. Noi ne sappiamo qualcosa. E beh, purtroppo l'indecisione dell'ultima ora, specialmente sui regali di Natale, ci stanno sempre. Allora, io quell'altro giorno, Simone, quell'altra puntata di Break al canale, particolarmente mercoledì, davo dei consigli per quanto sia stato utile, per i regali di Natale. Tipo, se non si sa magari quello che uno si deve regalare all'altro che è scorrendo, allora un mio consiglio, dopo tu mi dirai se è utile sì o no, invece di andare a comprare cose all'ultimo minuto e state lì a casa e dici, ma Osca, mi è rimasto questo fuori. Allora, io dicevo, il consiglio di andare praticamente direttamente dall'interessato o quando magari si distraeva, magari che gli stava a parlare, di andare sull'armadio, prendergli magari un maglione, sai, quei maglioni che di solito si trovano sull'armadio, che stanno proprio sotto, proprio finiti nel dimenticatoio, no? Sfilarglielo e poi rincartarglielo. Lui manco si accorge, perché tra l'altro quel maglione chissà sarà 3 anni che non sarà mai più messo, non si ricordava neanche di averlo. È un regalo validissimo. Sì, ma È vero, capisci? Dunque, io davo questi consigli qua a mercoledì, capito? Le vecchie cravatte che non vanno mai di moda e stanno sempre in classifica come lì parete cicchetto. Ma infatti, cioè io, il fatto è questo qui che dicevo sempre, i regali dell'ultimo minuto, come farli e come non farli. Io quest'anno, ti dico francamente, come tutti gli anni, regalo tutte cose essenziali, dunque già ho preparato il tutto. Logicamente a volte nascondo talmente tanto bene i regali di Natale che non mi ricordo quando devo darli, manco sono stato, dunque. Brava, brava, è proprio così, capito? È una mezza specie così. Perché sono talmente tanto. No, ma infatti, come la leggenda dice, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, capito? Ecco. Sì, Di sì. sfondare l'albero, no? Sì. Nessuno invece lo lascia quasi perennemente a casa Intatto. messo su, no? Sì, Quindi sì, può durare anche fino a Ferragosto, Pasqua, sì. Sì, però sai che bisogna sempre. Allora, io calcolo che dove sto adesso di casa, ormai saranno quasi 8 anni che ci sto. Tu calcola che il primo Natale, sai, quando vai su una casa nuova, no? Cioè, ovvero che magari non ci avevi abitato mai, inizi a pensare, faccio l'albero di Natale, il primo albero di Natale. Beh, io mi ricordo ancora 8 anni fa, quando siamo andati a prendere la roba di Natale, praticamente non è che abbiamo comprato la roba di Natale, cioè ci siamo comprato proprio un negozio di Natale. Cioè, io ho uno scapuzzino, Simone, che ogni anno mi posso fare un albero di colore differente, dunque tenerlo come dici tu,
e non riesco a sfruttare i soldi che ci sono speso, capito? non riesco a ammortizzarli, infatti. Di solito preparavo, io ti dico, quest'anno poi tutto di corsa, perché io di solito preparo due alberi. Dunque, il primo lo metto fuori proprio la porta, comunque acceso di notte con un certo colore, sia l'albero che gli accessori, e l'altro lo tengo praticamente dentro casa con un altro colore proprio di albero con altri accessori. Dunque, Certo. sono due alberi completamente differenti, completamente avvolti da tutte queste luci. Poi c'ho anche il presepio, che una volta era stato allungato, con delle fontane, adesso praticamente sono rimasti qualche pastore. Ogni anno rimane qualche pastore in meno, con qualche pupo in meno. Però alla fine, capito, ce l'ho sempre sotto l'albero, dunque non posso non addobbare a casa, capito? Cioè, c'è ancora della cosa che me la potrei tranquillamente vendere su eBay, su Amazon, capito? Ci potrei fare altri 18 Natali, ecco perché comunque sia non posso un cartell'albero e ripresentarlo l'anno prossimo, capito? Senza incartato, fino a Pasqua dove li lavorano andate oppure a Ferragosto. È tutta una questione praticamente di marketing, capito? Questa è tutta una questione di marketing, tutto lì. Tutto marketing. Comunque Natale sembra Sì, Natale è sempre Natale, giusto così, perché è come deve saremo tutti più buoni. essere. Ma ormai il Proviamo, Natale. ci proviamo a essere più buoni. Sì, dai, No, cioè. dobbiamo Dobbiamo. essere. Saremo più buoni, no? Sì. Ma ormai il Natale, stavo vedendo che lo festeggia tutti, anche chi ha una religione differente, capito? Vero, vero. Dunque. Ma anche chi magari dice io sono ateo, non ci credo, però fa l'albero. Adoba, festeggia il Natale, c'è un po' la vigilia, fa, e sotto sotto anche quando dice io non sono credente, però ci piace questo rito del Natale, del festeggiare, Sì, vedo perché. parecchi che sono presto, cioè fa piacere rispettarlo anche se loro sotto sotto dicono che non ci credono, ecco. Sì, perché è una festa, una gioia, specialmente per i più piccoli. Quando arriva Natale c'è sempre quell'atmosfera magica. Poi noi praticamente quest'anno, non so se avete visto, ci siete stati. Dalle leggende, delle storie narrate dal maestro Simone, del Cassero di Monte Cosovalto, hanno fatto i cosiddetti mercatini di Natale, che stati comunque sia carini, no, farli, perché dopo, come ripetevamo, quell'anno disastroso di l'anno scorso che non si poteva fare niente, quest'anno Monte Cosero è riuscito a avere l'effetto praticamente di questi mercatini di Natale, che ha scaldato un po' l'ambiente, specialmente i più piccoli. Ecco, rivedere il contatto o queste cose a Natale fa davvero molto, molto piacere. Ah, di Natale è bello tutto, diciamo, tutto quello che si può, fa piacere perlomeno anche noi grandi, magari uno è come se tu ritornassi bambino, perché fa piacere vedere anche se non è vero, Babbo Natale, Befana, però sai, quasi che ci credi un pochino anche te, perché è bello tutto sommato, un po' sognare sempre. Quello sempre, i sogni non vanno mai fatti svanire, giusto Simone? Giustissimo, ma anche perché tu ne sai qualcosa, che tu sogni sempre, Io certo. sogno, ma non mi ricordo mai di aver sognato. Dunque, in realtà, la mattina quando mi sveglio dico: ah, ho sognato o non ho sognato? Dunque, forse non era un sogno, ma era solamente Ma era tanta la realtà. stanchezza per aver lavorato poi così tanto e forse troppo. Sì, come va veramente? Da come fai sempre veramente questa casa?
Ma non è che purtroppo te ci porta l'attività che fai, il lavoro che svolgi, te ci porta a essere in questo modo. Io ti devo dire una cosa, ma non perché c'è tutto un limite, però oggi siamo diventati talmente delle macchine. Esempio, io sono stato abituato a lavorare sempre la domenica. Mi è capitato stranamente che una domenica mi è stato dato il giorno di riposo, è stato già dato il giorno di riposo la domenica. Lo sai veramente che era il pomeriggio, un attimo stavo a casa, logicamente stavo riposato perché non ci sono stato mai a casa le domeniche. Un attimo ho pensato, oddio, ma adesso che faccio? Capito? È una cosa. Sì, perché poi cioè, se ci pensi è una cosa brutta, perché alla fine dici, cioè. Sei talmente abituato la domenica quando gli altri mangiano le tagliatelle, i tortellini e tu magari te mangi lo panino in velocità perché de fuori col freddo, capito? Un attimo, capisci, te fa quello stacco che dici: mamma mia, io oggi sto a casa, però c'hai anche la testa che devi fare, capito? Anche se tu stai a riposo, la testa che devi fare, questo è comunque sia, capisci? Purtroppo è la vita che. Siamo arrivati a un punto in cui c'è solamente il lavoro, siamo Sì, però è autonomi. sbagliato questo perché, infatti, come dicevamo una volta, io penso che ci siamo praticamente rovinati con le mani nostre. Perché una volta negli anni 80, quando ancora, ok, cioè se lavorava, non è non si lavorava, anzi, il lavoro ce n'era anche di più da adesso. Però il fatto che ci avevamo fissato quei 2 giorni praticamente, che uno stava a casa, stava con la famiglia, si andava a fare un giro in montagna, andava a fare un giro al mare, però quei 2 giorni liberi, come la Sacra Bibbia pure c'è scritto sulle Sacre Scritture che il sesto giorno si è fermati tutti, io credo che sia sbagliato andare praticamente al di là di quello. E poi Vero. purtroppo sai come diceva un saggio, la vita va talmente tanto in fretta che quando è ora di lasciarla non ti sei mai reso conto di averla vissuta Vissuto. tranquillamente, capito? Questa è una Ah, cosa, ti sfugge, ti però sfugge, è passato capito? talmente veloce che ti rendi conto a un certo punto, dici, ma veramente sono passati così tanti anni, veramente ti accorgi, perché ti accorgi come mi accorgo io, perché i miei figli sono grandi, dico, Madonna mia, non mi sembra che sono passati così tanti anni, però sono passati così presto di tutto frenetico, tutto veloce, e alla fine passa talmente veloce anni che non riesci più a valorizzare quell'attimo, dice, mi sto fermo, mi godo tutto, una settimana, un mese, niente, proprio tutto alla velocità della luce. Eh sì, purtroppo, capito, siamo diventati talmente macchine che alla fine non ci rendiamo conto di quello che ci sta fuori, capito? E Credo che sia purtroppo. essere saggi e prendersi, mettiamo anche ogni giorno un'ora per se stessi. Allora vedrete che si ricomincia a recuperare il proprio io, no? No, più che Il altro, più senso. un'ora ci vorrebbe una giornata, Simo, perché No, un'ora. no, ma se uno si dedica a un hobby che c'ha già Giusto, giusto. Con un'ora ci fai poco, capito? Dico, con un'ora ci fai poco, ci vorrebbe una giornata intera. Perché non c'è solamente la palestra, quella manuale, cioè nel senso che tu fai palestra perché fai attività fisica, ma c'è quella palestra mentale che la puoi svolgere facendo un hobby, leggere, con queste altre cose. Ah, E quindi quello. anche a rilassarti, no? Beh, quello è Non è già normale. l'idea che fai qualcosa di diverso, che quel giorno, quell'ora
fai una cosa che ti piace, anche se ti passa quei giorni che lavori tanto tanto, al pensiero che arriva quel giorno che fai una cosa che ti piace già è diverso. Cioè, se tu tutto il giorno lavori e basta, fai quelle cose che devi fare e basta, diventa una cosa insopportabile, però stressante. Lo so. Invece così ogni tanto stacchi un attimo e ti rilassi e poi vabbè, ti cominciavo dall'inizio perché purtroppo è così. Ecco, per esempio anche tu Gabriele, no? Se poco a poco c'hai magari quella passione per le figurine di Barbie. Nord c'era i figurine panini, adesso che mi si che mi ti sei spostato su da Barbie inizio a preoccuparmi Simo. Io adesso, prima di ritornare in studio, visto che comunque sì, abbiamo parlato di questo argomento, voglio mandare una canzone, si chiama Animal, come animali, capito Simo? Dunque, che sicuramente loro, essendo animali, riescono a conservare la vita meglio di noi, cioè a organizzarsi la giornata meglio di noi, sicuramente. Loro sono i Super City Animal. Eccoci qua, siamo ritornati di nuovo in diretta. Dicevi Simone, scusa? No, parlavamo, ecco, delle cavalcate.
cavolate, ma saluto stessa Michele, sono venuto a prendere due pizze. Più le patatine. Beh, stai in appetito, diciamo. Beh, sai, quando si sta in compagnia, appetito viene mangiato, no? Allora, tra una chiacchiera, un'altra. Ma ti dicevo, no? Sai, di solito, no? Dopo, da paese a paese, quando è Natale, c'è una tradizione che fa, magari, che ti posso dire, il dolce, no? Esempio, ti faccio un esempio, già da Montecosaro o Civitanova e a 30 km da qui non si fa più. Esempio, ti faccio un esempio, noi a Natale, anche gli anziani di una volta, le anziani più che altro, se usava a fare il frustingo, il rostingo, come lo chiami, sai che cos'è, no Michela? Vedi, vedi, perché te già, tu dov'è che stai, San Severino. Vedi, già a San Severino il rostingo non si fa. Infatti, Non ho sentito mai, ma ho sentito perché parlava una amica del mio marito. Esempio, lì, dalle parti vostre si usa far la pizza di Natale, si chiama pizza di Natale. Però io l'ho assaggiata, la pizza di Natale, non è il rostingo, capito? Frostingo. Frostingo, allora ci sta, tanti lo chiama il rostingo, tanti il frostingo, tanto quello è, però alla fine, capisci, già è come... Concetto è quello, ecco. Te lo spiego io. No, ma che c'entra? Ti faccio un esempio, già a Tolentino non lo sa nessuno, cioè non si usa mangiare il frustingo. Perché il frustingo che sarebbe? Il dolce che si assomiglia con quale? Che non per avere l'idea. Allora, dolce è un insieme di sedi secchi. Sì, sì. Poi ci metti le noci sopra. Esempio, dalle parti lassù, tipo San Severino, Tolentino, si usa a fare la pizza di Natale. Loro la chiamano la pizza di Natale. Tipo io la prima volta gli domandai praticamente, come parlano al trapassato, ma loro stingo lo facete? No, che è loro stingo? Ma come? Che è lo... Ma mi pareva che mi portava in giro, veramente, per me pareva che mi portava in giro, dico dai, ma come? Come che è? Mi diceva, ma scusa, che è loro stingo? Come lo chiami? Loro stingo, loro stingo. No, cioè, veramente, non sapeva quello che era, perché logicamente se non lo si è mangiato mai, no? Infatti, dopo, quando io gli spiegavo quello che era, oppure gli ho fatto vedere, mi dice, ma allora è la pizza di Natale. E dico, ma che è sta pizza di Natale? Pure io che non sapevo che era sta pizza di Natale, capito? Capisci? Allora, la pizza di Natale è tipo, che te posso dire, tipo come se fosse un ciambellone fatto, però non sa di ciambellone, cioè nel senso che c'ha un altro sapore. Ecco, però non gli assomiglia per niente all'arrostingo, capito? Cioè il rostingo è tanto de parti, cioè il rostingo o piace o non piace, perché comunque sia già... Ho capito, devo venire a assaggiare il rostingo. Ecco, perché il rostingo, o il frustingo come lo chiama Simone, già ha un sapore particolare, perché magari a tanti gli può piacere. Certo. Così anche come la pizza di Natale, perché la pizza di Natale alla fine... infatti si chiama proprio la pizza di Natale, non è che ti rimane poi così... tanto dolce, è un dolce particolare, no. Che è amarognolo, però c'ha un sapore particolare. Dolce, ecco, quel dolce soltanto dagli secchi, dall'uvetta. Ecco, dunque più o meno, diciamo, infatti più o meno gli ingredienti un po', tra parentesi, si somigliano, però sono due cose, sono due dolci completamente differenti, capito? Comunque ti posso una cosa? Sì. Sì. Ma dopo tutto, tu dire la misura, non è meglio. Ma certo, allora il io credo che il tiramisù, a parte che hai citato un dolce, uno dei primi dolci che ci caratterizza in tutta l'Italia,
perché comunque va il tiramisù lo conoscono Il tutti, tiramisù, dal sud al nord, logicamente lo conoscono tutti, si chiama tiramisù, e dunque la parola stessa è il dolce, il tiramisù, logicamente ma sai perché va... si chiama tiramisù però? No. Non lo sai? No, no. È impossibile. No, no, è solo la macchina. Perché c'è, beh, io infatti stavo dicendo che il tiramisù lo conoscono in tutta Italia, però in base magari a una regione dove sta lo fanno differentemente. Tipo ci sta quelli che ci mettono il tiramisù al caffè, chi lo fa un po' più ordinamentale con tanta panna anche sopra, oppure quelli classici, Sì, se lo fa con capito? la panna, Sì, chi il solo col mascarpone, chi ci con sì. l'agrumi, cioè differente. Questi Però infatti. con il sole buono tutti, via. Sì, così Come come lo fai è buono, bravissima, tipo quando differente. una lo fa, ci mette tanti, ci possono mettere i savoiardi sul tiramisù, tanti ci mettono addirittura loro saive, biscotti. Biscotti, certo. Dunque so comunque sia. Beh, allora, per il tiramisù io credo che sia meglio con i savoiardi, perché poi, sì, perché poi i biscotti invece con l'oro saiva c'è anche un altro dolce che in teoria è ancora molto buono, bravissimo, si chiama il dolce al mattone o la mattonella o... Ok, dunque... E il savoiardo si assorbe, Pure so sì. c'è la differenza, chi piace più spesso col savoiardo assorbe di più e rimane più spesso, invece c'è qualcuno che magari piace meno spesso e più diciamo la crema, a me piace tanto con biscottone intuppato e meno crema, però questo è pure a gusti. Sì, quello è un gusto principale, perché comunque sì, a ognuno gli piace un certo gusto. Io credo che comunque sia il dolce buono, è sempre quello che non deve essere stomacoso, perché se un dolce è veramente a volte stomacoso non riesci neanche a gustartelo. Dopo, normale, ognuno c'ha praticamente un suo grado di sapore, però se è proprio stomacoso... È un po' cucì cucì, capito? Dolce deve essere più pesante di tutti i pranzi. Cioè... Sì, tiramisù con la panna e la Nutella, dopo due cucchiaiate va direttamente all'ospedale. cioè, Mi sono sentito male, ma che dunque, non bisogna che il dolce sia l'effetto di chiusura, no, Simo? Che ti dice come quando ti incontri con qualcuno, dici: Madonna, quando sono magnato, deve fare quell'effetto lì, dicevo. Ti deve indoppare, come si dice, ti deve indoppare. No, che cominci a dire le prime parole dopo un'ora e mezza, 2 ore, dopo 2 ore che allora cominci a dire le prime parole. Dunque, il dolce deve essere una cosa forte, diciamo, per te, micidiale. Dunque, con che risponderai tu? Cioè, oltre i panettoni e i pandori, no? Questi classici, con che risponderai tu a Natale? Con che dolce risponderai? Se, ma lo farai il dolce tiramisù a Natale? Sì. Oppure approfitterò.
oppure il profiterole. Il profiterole è più da ristorante, però, se ci pensi. Perché se vai da ristorante, la prima cosa che ti dice: che dolci c'hai, profiterole? Sì, perché quella è fatta in balletta, perché messo su, ma attaccavo io. Una balletta, una tira un'altra, come le caramelle. Capito? È fatto bene, sinceramente sono più per il pandoro che per il Sì, perché ognuno ha la sua preferenza, c'è chi gli piace il panettone, chi gli piace il pandoro e via discorrendo. Tu prendi il Via. pandoro. Piaceluvetta, canditi. Allora, ragazzi, prendete una fetta di pandoro, prendete un barattolo di Nutella, un cucchiaio, un forcello e Aiuto! spalmate. Già mi sto sentendo male. Meglio quello oppure Però, quello. esempio, a me no, cioè nel senso che ti faccio un esempio, a me piace sia il panettone che il pandoro, però vedi, a fare tipo come hai detto tu, no, Simone, nel senso che io non ce la farei a mangiarlo, perché già il pandoro è dolce per se stesso più del panettone, no? E poi se tu ci metti pure la Nutella sopra, altri che mattonella, cioè. Proprio. Cioè, così, scusa, è come la c'è cioè, girato anche da bestie, no? A settembre, che se metteva il panettone, il pandoro col mezzo, e poi la gente portava sempre il ponce, no? Sì, quello è un digestivo per poter scavalcare, diciamo, quel periodo di accumulo di cibo che c'hai all'interno e essere anche un po' più vispo per poter bussare sopra il tavolo. Mi sa che a Luca scappano dopo, forse è un po' raccettato, era sempre mandarino, mandarino, spezzetto di mandarino, Era quello che si scaldava, vero? Sul Sì, bicchiere? il ponche andava servito caldo, perché in Caldo, teoria era sì. come se fosse stato un digestivo forte e nello stesso tempo alcolico che scaldato, logicamente già aveva un certo effetto. Diciamo guaritivo perché ti faceva diciri, ecco. Curativo, ma in realtà ti mettevi addosso oltre tante calorie dando alcol perché tu avevi tutto l'impossibile. Bravissima, bravissima. Oi ragazzi, ci siamo. Allora è mezzanotte 10. È ora di abbandonare la nave, la scialuppa. E il break al canale sta finendo. Io volevo mandare a tutti, innanzitutto, a tutti gli ascoltatori di Radio Montego Web che ci stanno ascoltando, quelli che non ci stanno ascoltando, ovviamente, ma tutti, 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 un augurio di un felice e sereno Natale. L'ho voluto fare con voi, ragazzi, in modo che più siamo e più auguri mandiamo. Dunque, lascio il microfono a te, Simone, per gli auguri. Presto con la nuova stagione di Ervevitas, vedremo in qualche maniera di riproporre sempre se tu sei favorevole. No, io sono favorevole, è Ermelindas che se n'è andata a cercare fortuna in isole, ormai l'hanno segnalata anche, ho saputo a chi l'ha visto, ma ancora non hanno fatto una telefonata dell'avvistamento, no? Chissà, chissà veramente se questa Ermelindas ritornerà. Benissimo, il microfono a te, Michela. Sereno, con tante cose belle, che prosegue sempre così, sempre il meglio in tutto e per tutti. Benissimo, allora ragazzi, auguri a tutti voi, auguri di buon Natale e auguri a tutti voi, noi ci risentiremo sempre con Break al canale ogni mercoledì. Buon Natale e felice,
feste e festività e serenità per tutti. Ciao da Gabriele e i nostri amici di Radio Montego Web. Ciao a tutti, buonanotte. Radio Montego Web. Radio Montego Web.